sia anche un certo tipo di carcere, che è carcere speciale, dove in quegli anni specialmente c'era molta restrizione e molta durezza, diciamo, anche perché volevano, almeno lo Stato ha cercato, e come avevo detto altre volte, in quegli anni, diciamo, noi almeno, e io in particolare, come tanti altri ragazzi meridionali che andavamo nelle città, oltre a trovare, diciamo, l'isolamento, la durezza delle metropoli e della vita, con tutti i maschi, io penso che si sentiva il bisogno di questa compagnia, diciamo, della compagnia di una donna, ma non tanto come aspetto, diciamo, di donna e basta, ma perché per condividere, diciamo, e socializzare i nostri sentimenti, i nostri bisogni, diciamo, di vivere una vita che io continuo a chiamarla, una vita degna di essere chiamata tale. Niente, questa in un pomeriggio, diciamo, in una sala da bar chiamata il Pepe 84, ho incontrato Fonzina. E in quegli anni non era come adesso, si faceva il giro, diciamo, che si chiedeva se si poteva, se si invitava, si faceva l'invito, se voleva parlare. Niente, Alfonsina era una donna, diciamo, sposata, accompagnava, per dire la verità, la figlia minorenne, divertirsi, portata, diciamo, andare insieme, diciamo. E niente, stava con sua figlia. Niente, dopo un po' di inviti, colpendo, diciamo, la sua gentilezza, la sua bellezza, diciamo, e i suoi sorrisi, diciamo, dopo la mia insistenza è stata premiata, nel senso che Alfonsina poi ha cercato di parlare con me, e di là abbiamo continuato la nostra amicizia, abbiamo approfondito i nostri bisogni, le nostre sensazioni, diciamo, lei parlava della sua vita, io parlavo della mia, e siamo andati avanti per un po' di tempo insieme. Niente, io pure, vabbè, era un periodo particolare, della verità, perché io ho incontrato anche una ragazza qua sul paese, e niente, portavo, diciamo, insieme queste relazioni che erano bellissime. Niente, poi successe che mi hanno arrestato, e Alfonsina mi ha scritto delle cartoline, e io ho cercato, per dire la verità, di non continuare più questo nostro rapporto, perché pensando sia alla sua realtà, diciamo, che aveva in famiglia, sia le mie previsioni erano molto dure, nel senso che stando in un carcere speciale prospettive non ce l'avevo, né uscire, né niente. Insieme c'era questo rapporto con un continuo, diciamo, con una ragazza del paese, che avevamo pensato di sposarci, e allora avevo pensato di, attraverso altri compagni, di dire che io non ero più, perché avevo visto l'insistenza di Alfonsina a seguirmi, di starmi vicino, diciamo. E niente, per un po' di tempo ero riuscito, diciamo, non ricevevo la sua posta, delle sue cartoline. È arrivato il momento del processo, non aspettandomi mai, diciamo, di vederlo lì. La prima donna che ho visto era di carcere, cioè, aveva avuto questa forza di affrontare, niente, vabbè, di esprimersi come voleva, e niente, vedendo la sua insistenza, vedendo anche che, diciamo, le mie sensazioni molto belle che io provavo verso Alfonsina, diciamo che ci siamo riallacciati, siamo rincontrati. E niente, abbiamo continuato, vabbè, poi abbiamo dovuto rompere tutte le barriere che ci separavano e che ci impedivano di poter avere colloqui, perché non era facile in quel periodo avere colloqui, se non erano dei familiari o se non erano delle parentele, diciamo, legalizzate, come il matrimonio, come la convivenza. Comunque siamo riusciti anche a sfondare anche là. Nel senso, sia con la sua esistenza, sia sì, soprattutto con la sua esistenza, diciamo, siamo riusciti ad avere dei colloqui. Per
5 anni, siamo soprattutto vicino, insieme siamo stati, ma non solamente con me, è stata insieme, per dire la verità, insieme a tutte le persone che sentivano il bisogno di lottare contro il carcere e che vivevano nel carcere. Lei si è sempre stata vicina, è stata in prima fila, diciamo, nelle lotte per la disoccupazione a Torino, ed è stata anche responsabile dell'associazione familiari, diciamo, sia di Torino e sia poi responsabile a livello nazionale del comitato, che allora c'era il coordinamento dei comitati contro le repressioni. Vabbè, poi non ce l'ha fatta, diciamo, a continuare, penso, ad affrontare quella bestialità, quella schifezza che facevano sia la struttura carceraria, sia che la gestiva, e sia poi, diciamo, carabinieri, tutto quello che c'era attorno, perché le provocazioni non mancavano mai, però anche se lei era forte, anche se lei a un certo punto non ce l'ha fatta più. E in un certo momento, diciamo, è stata trovata morta in casa, mentre io aspettavo di fare colloqui, che colloqui per me, diciamo, e per tutti quanti che eravamo rinchiusi lì dentro, erano momenti stupendi di vedere persone, diciamo, che gli volevamo bene, che ci volevamo bene, venire a stare un'ora con noi, anche se era un'ora di battaglie, perché non dovevamo stare mano per mano, non dovevamo accarezzarci, non dovevamo baciare, non dovevamo fare niente, perché dovevamo stare staccati. E niente, perché oggi oltre, diciamo, che fa 20 anni della sua mancanza, della sua morte, diciamo, ho voluto e voglio continuare a ricordarla come l'ho ricordata in tutti questi anni, come una donna stupenda per me, stupenda per quello che ha fatto, per quello che ha dovuto affrontare e per quello che gli ha trasmesso non solamente a me, ma a tutte quelle persone che lottavamo contro una condizione, diciamo, di repressione, una condizione di negazione di tanti, tanti nostri diritti. E ho voluto ricordarla per questo suo impegno, per questa sua forza che ha avuto e per questa sua intelligenza, intelligenza e anche, come vorrei dire, quella chiarezza che piano piano lei ha maturato, che non poteva accettare quei ruoli e quelle condizioni che ci vengono imposte ogni giorno, che per me mancano, non solo lei, ma mancano proprio come persone, diciamo, che portano avanti questo impegno. Non per niente poi viviamo una condizione che ogni giorno vediamo sulla nostra pelle, che ci negano anche gli elementari diritti proprio, cioè non dico perché non voglio mai parlare della mia storia personale, perché la mia storia personale, diciamo, è condizione anche di tante altre persone che continuano a lavorare e in condizioni proprio non umane, proprio. E lei mi manca tantissimo proprio per questo suo impegno che portava avanti e per questo amore che mi trasmetteva, diciamo, ogni momento che ci incontravamo. Perciò ho voluto ricordarla oggi, ho voluto e mi fa piacere, diciamo, che siamo qua, che parliamo di lei. Perciò vi ringrazio tutti che siete qua questa sera. Vai tu che sei, e poi noi ti seguiamo a
c'è da un lato, da parte dei giovani, tutta la bramosia dell'amore verso il sesso come componente essenziale. Dall'altro invece, per coloro che hanno una certa età e che non hanno ricevuto o effettuato la loro giovinezza nell'ambito di un discorso amoroso, ma soltanto dell'avventura dell'amore, vi è una sorta di invidia da un lato. Riscoprendo, rivisitando questo libro, voglio dire che può sembrare di facile lettura, lo è, però poi chi lo legge, il lettore, se non diventa protagonista dell'autore, esce fuori, si arrabbia, si adina e dice: è possibile mai che un discorso di questa serietà, quale è l'amore, che poi in questo caso è amore passione, sia così lineare e nell'ambito di un apparato di pensiero che si è formato, diciamo, nei circuiti dell'azione rivoluzionaria, dell'accusa allo Stato capitalista da un lato e anche ad una fermezza di colpire lo Stato capitalista, perché questo si fa. Tutte le frange rivoluzionarie che sono provenute dal pensiero del 68, quando il pensiero del 68 e il 68, questa grande massa di liberazione del tutto, a livello sessuale, politico, degli orizzonti simbolici, la vivacità di avere una società libera in tutto e che ha scolpito il suo fare, il suo agire, anche facendo in maniera che la prima cosa fosse, il primo elemento fondamentale, che poi si è concretizzato, fosse la liberazione della donna dall'uomo, dall'uomo maschilista, e la liberazione della donna all'interno di uno Stato capitalista castratore delle libertà della donna. Cioè, il movimento femminista è stato il movimento più fortificato negli ultimi 20 anni in Italia, perché in precedenza non aveva avuto la donna nulla, contraddicendo alle teorie del marxismo, perché alcune persone hanno dichiarato, maggiormente Engels, che viene citato, ma ovviamente Marx, che all'interno della famiglia l'uomo è il borghese, la donna è la proprietà, poi le cose sono cambiate, eccetera. E anche in alcune nazioni, ora vengo a mani fracassi, per esempio la Francia, del discorso amoroso, dell'amore in sé, ne ha fatta una condizione spirituale e un esame, uno scandaglio, come si può dire, di alta cultura. C'è un confronto enorme sull'essenza dell'uomo, sull'essenza dell'amore e sul confronto uomo-donna e l'amore con il mondo. Che significa tutto questo? Sta a significare quello che io sono riuscito, tenendo presente una certa cultura, una certa base culturale, fiacca, non buona, non ha niente. Prima di tutto, questo romanzo ha una struttura epistolare, è un romanzo epistolare, come se ne sono fatti tanti in Italia, non in paese, però poi in minima misura. Ed è un romanzo epistolare nel quale l'autore è il protagonista vero, autentico, Mario Fracasso, ma piano piano, leggermente, tutto il suo dire è diretto al racconto di un'altra persona, che non è lui ma il Fracasso. Vedete, quando Fracasso, tutti coloro i quali narrano,
permettere a loro stessi autori una più seducente riflessione. Cioè, quando una persona scrive un romanzo in maniera seria, ordinata, non ha altro che la riflessione su se stessa e sulla reinvenzione della realtà così come la vede lei, o autrice o autore, e dall'altro lato è una messa, è come si può dire, togliersi da una certa situazione di solitudine per entrare nel meccanismo della dinamica della comunicazione, la prima comunicazione dell'autore esso stessa con la pagina. Quindi appena, io credo, ragazzo, ma ha voluto scrivere quest'anno d'amore verso questa donna, e piano piano si è liberato di alcune frantumazioni dolorose, e scrivendo è diventato l'autore perfetto, per poi donare con un atto d'amore, ha fatto in maniera che Alfonsina divenisse l'essenza raccontativa del romanzo stesso, del romanzo epistolare. Quindi il romanzo epistolare ha due versioni, due versanti. Prima di tutto è ben condotto, addirittura io ho notato che il linguaggio di Alfonsina è completamente scorretto all'inizio, per poi usare una certa adozione di un italiano non perfetto, ma molto migliore a quello precedente, cioè il lessico cambia perché sta cambiando quella nazione. Fabbrichiamo delle idee eccezionali, storicizziamo il tutto e abbiamo un pensiero molto migliore di quel pensiero tirata, raggirata. Cioè, l'essere biologico è molto indietro. Per fare in maniera di creare un'uguaglianza fra gli uomini ci sono secoli di storia, ci vuole, ma addirittura per eliminare la cicca, l'invidia dall'uomo, proprio la biologia inserita nell'uomo praticamente, ci vogliono ancora più anni. Cioè l'uomo biologico è ancora indietro all'uomo storico sociale, fatta eccezione in alcuni momenti storici dove il clima è rivoluzionario, dove la più alta passione dell'uomo praticamente è la rivoluzione, il cambiamento sociale della struttura di una nazione, maggiormente quando ci sono praticamente classi sociali diverse da una altra. Questo è chiaro. E allora, in questo romanzo epistolare esce fuori, incomincia a scoprire, o a scoprire, anche se il ragazzo lo dichiara così tra le righe, a riscoprire il suo passato, che è un passato di sconfitte praticamente, che ha due figlie, con il marito non va d'accordo, eccetera, eccetera, ha una situazione, diciamo, di non consapevolezza delle cose così come sono a livello politico. E allora Alfonsina, nel momento in cui conosce nel 1969 Mario Fracasso, entrata nel palcoscenico della storia sociale, viene ad essere originata dal carburante amoroso e dell'amore passione che Alfonsina ha verso questo uomo. Aumentato, ingentilito e rafforzato dalla chiusura del loro rapporto, perché Mario Fracasso è in carcere. Una donna che non è libera, ma che si sta liberando dai lacci e dagli allacci di una società cortese, di una famiglia praticamente proletaria, però con conduzione mentale, che non è all'altezza della situazione storica rivoluzionaria. Quindi vedete, in Alfonsina la sfera biologica si sta coniugando, matrimoniando, sposando con la fede della rivoluzione, con la fede comunista, con la fede del sovvertimento dello stato di cose presente in Italia. Abbraccia la causa di una sperabile società comunista determinata dall'affaccio e dall'abbraccio dell'amore. Quindi, e viene fuori dalle lettere, quindi vedete, con una grande facilità. Più si va avanti, più questa donna può diventare protagonista
cosiddetta direttrice di un'associazione a favore di alcune libertà all'interno del calcio, non allo sfruttamento, non alla segregazione, non ai giudici di sorveglianza che a capricci dichiarano certe cose, eccetera. Allora chi vede, verifica, e nello stesso tempo lancia il suo messaggio rivoluzionario al Mario Fracasso, e il genio del messaggio che è originato dall'amore fa in maniera che anche l'uomo pericolante, indeciso o meno, si riallaccia in maniera generosa a questa donna che in modo straordinario esegue le direttive del cuore. Vedete, c'è, ci sono, io vi leggo un, vi dico soltanto questo: se l'amore è il tempo delle trasformazioni psichiche, prima lo dichiarato, il luogo della rinascita, esso è anche uno stato misterioso, l'amore, un enigma insoluto, condizione di sospensione tra realtà e illusione. Ma l'amore non è l'amore vero, autentico, pulito, candido. Non è soltanto questo. L'amore è la espropriazione della propria soggettività. Alfonsina cancella la precedente soggettività con la famiglia e con le altre persone. Diventa il tratto fondamentale e lo si evince apertamente, addirittura nell'ultima lettera, Alfonsina si compiace da un lato di alcune sue considerazioni, di alcuni suoi aforismi, metafora, l'ape comunista, la storia, e nello stesso tempo diventa preparata anche a leggere le poesie poeticamente, cioè l'educazione sentimentale, l'arenno, eccetera. Vorrei dire alcune cose, però per educazione, non tanto su, ma laicamente seria, cedo la parola agli altri se dopo mi fanno dire certe cose per quanto riguarda la narrativa da un lato, che sia cinematografica che la narrativa che la letteratura, di alcune storie che sono state scolpite sulla stessa falsa riga del romanzo epistolare di Mario Fracasso. Quella sala da ballo del 79 è l'inizio di una volontà di un cambiamento.
cambiamento sociale, politico, ma soprattutto un cambiamento dal punto di vista personale. Noi parliamo di Alfonsina e sinceramente io credo che in lei ci fosse già potenzialmente tanta voglia di dare amore e tanto sentimento, tanta forza. Mario giustamente dice, io non sapevo come faceva avere la forza per andare avanti e seguire una situazione difficile. Mi provo a interrompere la lettura. Perché? Perché è un libro che si legge facilmente, è vero quello che dice il professore Camillo. E io non volevo abbandonare subito Alfonsina, perché la vedevo. E d'altro canto, ascoltando tutti questa sera, ho capito che è comune, che è un'esperienza che abbiamo vissuto tutti. Io non volevo abbandonarla. Quando ho letto di Alfonsina... Giuliana, tu che pensi? Io penso che dobbiamo fissare un giorno, perché così noi parliamo. E ci saremmo telefonato da quanto tempo ci siamo telefonando, Mario? Facciamo in questo modo. Tu che pensi, Giuliana? Chi dici che è bene che parli? E io so già che poi, dopo che succede, dopo che fissiamo il giorno, noi dobbiamo dire grazie a Mario, perché Mario ha la capacità, come dice Mauro, come ha detto anche il professore, ha la capacità nel suo silenzio di coinvolgere su un suo progetto di vita. Perché il progetto di vita di Mario è legato ad una storia, che è quella a cui ha accennato un attimo fa Maddalena. Noi non dobbiamo dimenticare. Io ieri pensavo, poi oggi riprendendo in mano Alfonsina, il libro di Alfonsina, ieri pensavo che 20 anni fa Alfonsina, in un giorno come questo, non so se 20 anni fa c'erano feste della mamma, in un giorno come questo, Alfonsina, che aveva dato la vita per tutti, Alfonsina è morta da sola. Continuo a pensare oggi che se non ci fosse la forza di un qualcuno che racconta le storie, Alfonsina 20 anni fa sarebbe rimasta ancora più sola. E allora ecco perché bisogna ringraziare Mario e la sua forza di questo suo progetto, perché Mario in fondo fa tutto da solo, ha fatto da solo le sue scelte e continua a continuare a credere nella forza della memoria e della scrittura. Sono passati 20 anni e forse questa bellezza di Alfonsina, che ci viene mandata in bianco e nero su un libro che Mario ha voluto dedicarle, a 20 anni di distanza sarebbe stato soltanto silenzio, sarebbe stato soltanto tenebra, sarebbe stato soltanto ombra. Alfonsina non ci sarebbe stata più, eppure lei è stata tanto per tutti. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del professore. È un gesto d'amore raccontato sillaba dopo sillaba. Io ho sempre un po' avuto paura della morte, penso che l'abbiamo tutti, però a 18 anni ho incontrato un poeta, si chiama Ugo Foscolo, conosciamo tutti. Mi sono innamorata di un verso di Ugo Foscolo,
che sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna. E poi c'è un altro verso fortissimo, è la corrispondenza d'amorosi sensi, che fa sì che chi se n'è andato riesca a sopravvivere grazie a chi riesce a ricordarlo. Allora, a 20 anni di distanza, questo nostro ritrovarci qui è una corrispondenza da amorosi sensi. Corrispondenza da amorosi sensi che fa sì che il passato, il presente e il futuro coincidano nel momento in cui la scrittura fa sì che questo avvenga. E nel momento che la scrittura fa sì che un sacrificio, una vita, un attimo, un momento, una carezza non data, non siano più fantasmi, ma sono nero su bianco. E ogni volta che questo nero su bianco si legge, la corrispondenza d'amorosi sensi continua a fare il miracolo. Ecco perché io mi sono così legata intellettualmente a Mario Fracasso, perché Mario è colui che anche intellettualmente crede che i documenti devono essere trasmessi così come sono, senza violentarli mai. Così scriveva Alfonsina e così è bene che noi la conosciamo in questo suo percorso, in cui poi l'amore è veramente tutto. Dice Mauro, che cosa ci aspettiamo da Mario? Io mi aspetto da Mario un altro regalo. Mi aspetto che l'anno 21 ricordiamo Alfonsina ancora nel giorno della mamma, per combinazione o per scelta, io penso per scelta intellettuale di Mario, ma ricordando Alfonsina, accanto a lei ricordiamo una donna forte, che è quella che ha dato la vita a Mario. Se il vento, non se il fresco di questa sera non ce l'avesse impedito, io dicevo a Mario, avrei voluto ricordare questa storia perché forse la voce di Alfonsina si sarebbe legata alla voce della mamma di Mario, e queste due donne insieme davvero diventano, sarebbero diventate forse ancora di più che nel chiuso, documento di una storia che è successa ad Alessano, ma che per corrispondenza d'amorosi sensi riesce a superare i confini, ed è una storia che appartiene a tutti, fra Torino ed Alessano, grazie ad Alfonsina, alla mamma di Mario, a Mario e veramente anche ad Alessano, che continua a credere in quest'uomo. Grazie Mario. Una bellissima serenata, tanto
alla fine non riuscirei mai ad essere come Alfonsina, cioè lei non ha solo condiviso l'amore, ma ha condiviso anche l'azione, ha condiviso la lotta, è qualcosa di più, non è la situazione amorosa, è il mezzo in gioco se stessi, il mezzo in gioco tutta la propria vita, e la morte poi alla fine forse è la, come dire, la sintesi anche della, io direi, della sconfitta, forse del movimento rivoluzionario, cioè forse il movimento rivoluzionario muore perché manca la solidarietà, cioè vuol dire nessuno è disposto a condividere fino in fondo oltre le proprie idee, anche la propria vita e tutto quello che mette in gioco se stesso. Cioè io questo libro l'ho visto così e ancora oggi, voglio dire, riflettendoci, forse Alfonsina, voglio dire, sicuramente non era come noi, voglio dire, e ancora forse molto la coscienza. Porto ormai appresso, no? È una espressione di Alfonsina ed ecco perché è importante che Mario la ricordi alle nostre coscienze, perché io sono d'accordissimo con il non io soltanto, io penso che voi tutti, sai cos'è che mi punge sempre? Che siamo sempre così pochi a parlare di queste cose, ecco perché volevo stare in casa, poi abbiamo sentito freddo, no? E poi ho detto, non so se gli altri sentono freddo, mi ricordo che quando abbiamo presentato l'ultimo libro di Mario c'era qui dentro un sacco di freddo e il freddo ad un certo momento poi raggelano anche le idee, se no, ecco, io stasera volevo e continuo a pensare che deve essere così, perché quello che ho dentro e che continuano, ormai le mie amiche lo sanno, i miei amici lo sanno, ma si è sempre soli in questa battaglia, perché noi forse veramente in questo nostro saletto, ma penso che sia in Italia, non lo so, noi non riusciamo ad essere, a fare solidarietà intorno ad idee forti, come sono quelle di Alfonsina. L'Alfonsina... Ecco, è quello, una delle frasi che ha detto Alfonsina, una delle cose che ha detto Alfonsina, una delle cose che ha detto in quella lettera bellissima in cui, a cui faceva riferimento la Paola, quando si è andata quando aveva deciso di uccidersi nell'indifferenza totale, lei ha detto, mi sono data una scrollata e infilandomi un vestito fatto di coraggio, di rabbia, di rivincita e di amor proprio, lottando per ottenere il più breve tempo possibile quello che io volevo, io sono andata avanti. E poi continua. La mia battaglia non è finita e pur non avendo vita facile sono molto più serena e tranquilla anche se mi assalgono momenti cupi, riesco a superarli pensando a tutto ciò che devo ancora fare. E se a noi non sembra, c'è sempre qualcuno che ci vuole bene. Allora, il libro di Alfonsina, io perciò ti ringrazio del tuo intervento, perché sennò sembra che ognuno di noi dice una cosa e che poi non riusciamo, ce ne andiamo e questa cosa poi ognuno l'ha detta e basta, e rimane ognuno per conto suo, ognuno di noi felice delle sue certezze. Invece no, ricordando Alfonsina, deve essere il nuovo abito che lei ci ha consigliato di indossare. Anche in questo nostro Salento, anche in questa nostra terra, che finalmente lo sta indossando. Io mi sono portata, io con questi fogli, che non è che uno si porta appresso il libro, ma si porta appresso il segno che ritrae fuori dal libro. E io continuo a pensare che ognuno di noi oggi, con sempre più forza, deve darsi una scrollata, perché l'Alfonsina ce l'ha detto e ce l'ha detto Mario. Cos'è questa scelta di Mario che a 20 anni di distanza, l'8 maggio, ci chiama tutti e dice venite? Non per ricordare Mario, ma per ricordare Alfonsina. Per ricordare che Alfonsina, nel giorno in cui stava per suicidarsi, si è data una scrollata, si è infilato un vestito fatto di coraggio, di rabbia e di amor proprio e ha detto io devo continuare ad andare avanti perché la mia battaglia qui inizia e non deve assolutamente finire.
pensato, grazie per questo, ecco perché vorrei, sai quando ho pensato di nuovo ad Alfonsina, perché lo stavo rileggendo i giornali, perché questa poi diventa un'azione politica, non è un'azione d'amore basta, è un'azione politica, come ci ha detto il professore, lo abbiamo cercato di dire tu. Sai quando ho pensato ad Alfonsina e ho detto bisogna rimettere il vestito anche se uno si stanca? Assistendo al ballo di poltrone intorno al nostro sogno di ventola. Perché non se ne parla? Perché non ce lo diciamo? Adesso la mia paura è questa, ha detto Vendola, per favore dobbiamo adottare insieme una periferia. Ecco, io penso che ognuno di noi in questa primavera pugliese e salentina, se stiamo qua, penso che lo condividiamo l'idea, ognuno di noi stasera, se veramente vogliamo ricordare Alfonsina, ognuno di noi deve uscirsene indossando il vestito che lei ci ha suggerito di indossare. Nella costruzione di quella solidarietà che noi qui non riusciamo assolutamente a fare. Perché? Perché io non lo so, ed è un punto interrogativo che oggi faccio a me. Mi ha detto mio marito, ho detto, ma oggi è la festa della mamma. Poi ho detto, un fiore muore, un libro rimane. E ricordando Alfonsina lo portiamo con noi, sperando che diventi per noi di nuovo una veste. Come lei ha detto, la mia battaglia non è finita, e pur non avendo vita facile, sono molto più serena e tranquilla. Io devo andare avanti. Grazie Raimondo di essere intervenuto sempre. Nel sud, una cosa completamente distante
da tutto ciò che a livello politico sta avvenendo nel centro d'Italia e nel nord d'Italia. Quello che sta avvenendo nel sud è una grande partecipazione culturale alla vicenda del cambiamento del sud. Guardate, diceva una famosissima scrittrice, Marguerite Duras, dice: ma come è possibile che la borghesia vota per il progresso o parte di una borghesia e il proletariato è maggiormente sotto proletariato, non vuole oggi il progresso? Perché nel momento in cui vuole dare il consenso, dal dissenso al progresso e il consenso alla restaurazione. È un processo culturale, è un processo normale. Una volta io ho parlato con un professore di geografia economica, il quale mi ha spiegato che la prima cosa che fa l'emigrante o qualsiasi persona altra che ha con il suo onesto lavoro ricevuto una o accumulato una somma minima di denaro, maggiormente l'emigrante, si compra una casa, perché finalmente il padrone non mi può cacciare. È la prima grande forma, formalità o sostanza di libertà che il soggetto ha, perché tengo una casa e qua posso anche morire quando mi vuole Dio e non quando mi vuole il padrone. È una cosa stupenda, da un lato. Dall'altro lato c'è un risveglio culturale nel sud da non avere idea. È talmente risvegliata l'ondata culturale di attesa maggiormente del desiderio di poter fare azione politica con la cultura, che è una cosa completamente diversa dalla politica. La cultura autentica è quella che scolpisce il cambiamento senza dichiarare che il cambiamento nella sua forma vera e propria. Non fare cultura politica, ma fare politicamente cultura è cosa completamente. Allora ci sono dei, guardate, è questa rivoluzione, questo risveglio, questa capacità di desiderio, questa attesa decennale o millenaria che finalmente si sta realizzando, passa attraverso la letteratura e il cinema. Cosa strana. La maggior parte di coloro i quali sono nati con la televisione, cioè i giovani vanno al cinema, tutti coloro i quali sono nati con il cinema stanno in televisione. È una contraddizione, perché è una realtà biologica, la comunità e vari altri addentellati, perciò il cinema sta mutando enormemente. La letteratura e il cinema, perché la letteratura? Allora ci sono sempre due processi nell'anno: l'arte vista come lotta immediata per il cambiamento del sociale e l'altra come grande arte, come danza, come grande palestra dell'immaginario del sociale. Questo romanzo epistolare, come altri, fanno parte della narrativa, della letteratura militante, la cui storia, il fracasso, l'ha presa dalla storia della realtà piemontese e dalle storie che Alfonsina dettava. Dice una grande autrice indiana vuol dire abitante dell'India, eccetera, che si chiama Roy, il cognome, addirittura Roy, dice: la letteratura non da noi indiani, non è vero che noi siamo gli inventori autentici delle storie, noi autori
né il politico, nel momento in cui ricama i suoi tasselli di conduzione dell'agire, di gestione e amministrazione delle risorse dell'uomo e della società, le storie le va a prendere. Ecco la storia militante, la memoria storica, eccetera. C'è un'altra letteratura, come tutte le altre, che è quella di pura invenzione del soggetto, della grande ridondanza del fantastico, la fantasia. Il poeta, il pittore Goya dichiarava: la fantasia con la ragione produce tesori immensi all'uomo, cambia l'uomo. La fantasia senza la ragione, il passo è breve perché essa possa diventare follia. Che significa questo? Se voi fate riflessione, no? Ecco, per poi arrivare sempre al fracasso, cioè come prologo, oggi in tutto il sud c'è una cantata enorme della musica popolare. È come se ci fosse un grande pianoforte, Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, oggi la Puglia, con la pizzica e vari tarantismo e varie altre cose, che sta anche scavalcando il Salento, eccetera, tralasciando il fatto che la pizzica è una grande risorsa musicale del Salento, ma rispetto ad altre fonti musicali è quasi nulla. E lo scrivo in un libro, il fado, il flamenco, le grandi sonate dell'area balcanica, dell'Euridio, della Grecia, sono frutti di... è come se Dio si fosse incarnato nella fantasia musicale di queste persone. Però, nello stesso tempo, è stata un'operazione culturale molto ampia di riscoperta della cultura popolare. Se voi fate riflessione, almeno io, che cos'è tutta questa enfasi musicale se non la possibilità psicoanalitica della dimenticanza? Cioè io proietto oggi questi canti perché voglio dimenticare tutte le sofferenze che le nostre persone hanno in precedenza subito. E allora moltissimi oggi giovani letterati hanno intrapreso uno stradale nel versante della letteratura descrivendo il lavoro in fabbrica, il lavoro nelle aziende manifatturiere, il lavoro agricolo, il caporalato, cioè una letteratura militante, vera e propria. Ci sono tre autori, uno dice: passa la bellezza a vivere nel sud così, di un giovane che si chiama Antonio Pascal, un altro si chiama Nicola Lupino, il grande fabbrica, e un altro, Occidente per principianti, e varie altre letterature dove esiste la fantasia vera e propria. Ora, c'è un problema che è stato posto da uno di voi e credo anche, non credo, è dalla, non mi ricordo il nome, da Giuliano. Vedete, il problema, questa è una letteratura militante, ma il cui contenuto vero e proprio, cosa strana, è il passaggio dell'età evolutiva di questa donna ad una maturazione enorme. Ma non sappiamo se questa donna, una volta liberata dalla morte, che è già una tragedia umana, la morte dovrebbe essere, se Dio esiste, soltanto volontà dell'uomo, nel momento in cui atto più alto compito di felicità, l'uomo dice a Dio: ora mi devo prendere, e non quanto vuole la medicina, la scienza o il Signore, che è una cosa dolorosa. Questo è un punto. L'altro punto è che il libro è fatto bene, ma è chiaro che io non condivido la strategia, qualsiasi essa sia, l'accetto come diavolo. Nel momento in cui, vedete, senza parlare, vi leggo una poesia di una facilità enorme.
dice, un giovane, raggiunta l'età delle scelte, volle sapere da filosofi e scienziati come funzionava il mondo. I maestri gli parlarono di biologia, di giustizia, di utopia, di armonia. I maestri. Quando ebbe termine il valzer delle conoscenze, egli, il giovane, pose delle domande. Nessuna risposta gli fu data dai maestri. Si rifugiò sui monti che coprivano la vallata per pensare. Ogni trimestre, quasi per incanto, un maestro veniva colpito a morte. Quando un trimestre saltò, sulle pareti delle piazze apparvero dei graffiti con dei nomi. I possidenti, i politici, i funzionari di mille bandiere, i falsi predicatori migrarono altrove. Nel villaggio la gente riprovò il sorriso, ci fu una gran festa con inventati e realizzati amori. E il popolo che decide qual è la strategia vincente, è il popolo che indica la volontà della vita, i tragitti della democrazia. È il popolo che dichiara certe cose quando la politica da un versante e la cultura maggiormente dall'altro fanno in maniera che il popolo possa parlare, perché altrimenti noi perdiamo il senso, non c'è possibilità di vittoria. Non vorrei dilungarmi, però c'è una possibilità anche quando il nemico vince. C'è un film bellissimo che è dei fratelli italiani, si chiama Allo Sanfa. Che significa rivoluzione? Un bel giorno il ricco possidente volle farsi rivoluzionare. Andò a fare la rivoluzione contro le ingiustizie del mondo, perché tutti possiamo essere partecipi della nostra vita ed eguali. Colui il quale vuole essere ineguale fa la sua scelta tra un mondo di eguali. Parte per la rivoluzione e dopo 20 anni di grandi sacrifici il vecchio borghese torna a casa stanco, perché sa che quella rivoluzione è persa e perché comincia a capire che il suo corpo avendo dei piccoli tumori, cioè al dire si sta volgendo verso la morte. Ritorna nella sua famiglia e incontra gli agi della borghesia, un letto favoloso, mangia il pane fatto a casa, suona il pianoforte sempre, trova le fanciulle in fiore che lo guardano, finché un bel giorno arriva la rivoluzionaria sua amica e lo induce a essere rivoluzionario. Lui dice di sì e tradisce sempre la rivoluzione. Un bel giorno lui non fa altro che indicare ai rivoluzionari suoi amici che si può occupare una terra immensa. Tradisce, va dal suo, va dai gendarmi e dichiara che i rivoluzionari stanno lanciando un attacco alla città. Come dichiara? Fulvio Imbriani. Fulvio Imbriani, come possiamo riconoscerti? Appena voi sparate ai rivoluzionari, io, la vestaglia rossa, che sto con loro, la tolgo per mettermi la camicia bianca. I rivoluzionari vengono tutti trucidati, ad un certo momento passa un giovane ferito che si chiama Allo Sanfa e che gli dice: Fulvio, ce l'abbiamo fatta, li abbiamo sconfitti,
ringraziando di tutti, credo che ci siamo riusciti anche questa volta a ricordare Madonna Alfonsina, che ha dato tutto se stessa, diciamo, per questo impegno, che mi auguro che almeno anche noi, diciamo, diamo il nostro contributo. Grazie a tutti quanti.
7 maggio 1985 veniva trovata morta a casa sua a Torino la compagna Alfonsina Bertelli, all'età di 45 anni. Quest'anno, 2009, voglio dedicare il Centro Culturale Lufurese di Alessano a lei. Proprio 30 anni fa ci incontrammo e dopo un po' di mesi che ero stato fatto prigioniero dallo Stato borghese, imperialista, italiano, perché militante delle Brigate Rosse, della Colonna Torinese, non ci ha pensato due volte a seguirmi e starmi vicino anche nella lotta contro la prigionia. Maturata coscienza di classe e comunista, non esita immediatamente a intraprendere la strada della lotta di classe rivoluzionaria contro le condizioni di sfruttamento e di segregazione, insieme a tanti altri proletari e proletarie, fino a diventare responsabile dell'Associazione Familiare dei Prigionieri di Torino e militante del coordinamento dei comitati contro la repressione di Milano. Nel maggio 1985 ci ha lasciati per sempre, mentre l'aspettavo per fare il colloquio nella prigione di massima sicurezza di Novara, con un bagaglio carico di voglia di vivere dentro un mondo comunista e libertario. Per questo è giusto averla vicina nella nostra battaglia comunista, senza mai dimenticarla, insieme alle altre compagne e compagni che sono cadute per il comunismo. Ho scritto anche un libro, ricordando Alfonsina, per ricordare il nostro amore, la sua voglia, la nostra voglia di vivere in un mondo libero, comunista. Il Centro Culturale Alfonsina Bertelli, già lufrese di Alessano, fin dalla sua costituzione ha organizzato delle iniziative volte alla conservazione della memoria storica su avvenimenti importanti della storia recente che rischiano di essere dimenticati o falsificati. Nel 2008 ci sono state diverse iniziative per ricordare due importanti anniversari, il 40° del 68 e il 30° dei movimenti di lotta del 1978. Quest'anno vogliamo soffermare la nostra attenzione su un altro importante e tragico avvenimento, la strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano il 12 dicembre 1969, proprio 40 anni fa. In quella triste giornata una bomba troncò la vita di 17 persone e 90 rimasero ferite all'interno della Banca dell'Agricoltura. Ai 17 morti della strage bisogna aggiungere anche l'anarchico Pinelli, che poche ore dopo l'esplosione fu arrestato, fu portato in commissariato e lì morì durante l'interrogatorio della polizia. Quelle 18 vite ancora oggi attendono che venga trovato un colpevole. In questi 40 anni si sono svolti diversi processi che non hanno però individuato i mandanti e gli esecutori della strage. Non solo, alla fine dei processi il tribunale ha condannato i parenti delle vittime a pagare le spese processuali, oltre al danno anche la beffa. Si sa che la strage si inserì in una strategia dettata dagli interessi politico-economici della borghesia imperialista. Una strategia che era iniziata molto tempo prima e che tendeva a bloccare ogni tentativo di lotta per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Dal 1947, primo maggio, portiere della Ginestra, in poi diverse sono state le cosiddette stragi di Stato. Stragi che hanno provocato centinaia di morti e che servivano a fermare la forza e la presa di coscienza del movimento proletario e comunista. Ne ricordiamo solo le tappe principali. 1 maggio 1947, Sicilia, strage di Portella della Ginestra, 11 morti e molti feriti. 12 dicembre 1969, strage di Piazza Fontana, 17 morti e 90 feriti. 28 maggio 1974, strage in Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti e 102 feriti. 4 agosto 1974, strage sul treno Italicus, 12 morti e 48 feriti a Bologna. 27 giugno 1980, strage di Gusti, 81 morti. 2 agosto 1980, strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti. In particolare vogliamo rilevare la particolarità della strage di Bologna, che fu immediatamente seguita da 15.000 licenziamenti, prima e poi messi in cassa integrazione alla Fiat Mirafiori di Torino. La strage ci doveva servire per terrorizzare i lavoratori e il proletariato tutto, e prevenire qualsiasi forma di lotta operaia. A questi morti si aggiungono le decine di vittime cadute nei cortei, nelle piazze e durante gli scioperi, e i tanti che finirono in carcere in quegli stessi anni. Ancora oggi la borghesia imperialista non ha rinunciato a quella perversa strategia. I morti delle stragi di Stato sono ancora senza un colpevole. Non solo, la borghesia continua a colpire con la stessa ferocia quei paesi e popoli di cui sfrutta le risorse economiche per i propri esclusivi interessi,
Ieri lo faceva con le stragi e con le occupazioni militari. Oggi lo fa con le guerre e con le bombe intelligenti. Il fine è sempre quello: stroncare nel sangue ogni tentativo di ribellione e di lotta, di liberazione, dalle catene dello sfruttamento che continua a mietere morti sul lavoro, miserie e genocidi. Alessandro, 18 febbraio 2009. Buona visione e hasta la vittoria sempre. Dal Centro Culturale Alfonsina Bertelli di Alessandro. Sempre avanti per il comunismo.